Ti sono di corsa dal mio tour europeo, ma ci tenevo tantissimo a essere qui oggi perché sto lavorando a un nuovo film sulla crisi dell'Unione Europea negli occhi dei cittadini e una delle idee di cui voglio parlare oggi è come i nuovi documentari hanno bisogno di voi. Hanno bisogno di voi come produttori, come distributori. Non siete più un pubblico, eravate una volta un pubblico, adesso fate parte della rivoluzione dei nuovi documentari e quindi non potevo fare a meno di venire a trovare i miei nuovi produttori del mio prossimo film. E vi vorrei parlare di come i nuovi documentari possono riaccendere la luce dell'informazione. All'inizio fu la luce dei fratelli Lumière. Il cinema nasce documentario. Queste sono le primissime immagini del cinema. Il mondo scopre uno dei mezzi di comunicazione più potenti in assoluto. E secondo me il cinema, quando è documentario, è il più irresistibile media che possa mai esistere. Perché? Secondo me perché replica in qualche modo il modo in cui da piccoli noi impariamo a conoscere il mondo, come impariamo a conoscere la vita, guardando le persone che si muovono intorno a noi, ascoltando le loro storie. E quella è la forza del cinema documentario. E quando riesce, riesce a coinvolgerci a un livello che è molto più che solo intellettuale, razionale, riesce a coinvolgerci con le emozioni, riesce a farci partecipi. Ci impedisce di girare la testa dall'altra parte e dire ma è solo un film. Quando il cinema documentario è grande riesce un capolavoro di comunicazione, di trasmissione di informazioni, di sensazioni, di emozioni. Eppure il cinema documentario dopo un inizio strepitoso con il russo Ziga Vertov e poi in Francia con il Cine Vérité di Jean Rouch si addormenta, diventa un genere considerato un po' polveroso, didattico, noioso. E questo sta cambiando invece perché stiamo assistendo a una rivoluzione secondo me importantissima che ancora non è ben compresa, ben capita. Come tutte le rivoluzioni della comunicazione ci vuole tempo ed è un momento di evoluzione confusa, di trasformazione. Però io 2 anni fa ho fatto un film. Girlfriend in a Coma, un film documentario realizzato insieme all'ex direttore dell'Economist Bill Emmott ed è stato un film che voleva in qualche modo tentare questa esperienza di combinare cinema, arte, poesia con giornalismo per cercare di dare alle informazioni che noi volevamo trasmettere un potere anche di coinvolgimento del cuore, delle emozioni, voleva creare un po' di shock e coinvolgere la gente a fermarsi e riflettere. Ebbene, il film ha avuto una storia abbastanza straordinaria, al di là delle nostre aspettative, perché è diventato virale, ha subito un contagio che sembra una parola brutta, in realtà è stata una cosa meravigliosa, un contagio di entusiasmo che l'ha portato in più di 40 posti, proiezioni indipendenti organizzate molto spesso da ragazzi, da studenti, molto spesso in università e siamo venuti anche qui a Ca' Foscari per un bellissimo dibattito. Ecco, l'esperienza di Girlfriend in a Coma mi ha insegnato molto, ma soprattutto mi ha fatto capire come quello che noi stavamo facendo poteva essere l'inizio di qualcosa, l'inizio di un nuovo modo di realizzare informazione che aiuti ad analizzare la complessità del mondo che ci circonda, costruendo un linguaggio che non fosse né quello del giornalismo tradizionale né quello del documentario classico, un po' noioso, ma un nuovo modo di comunicare. Ed ecco, questa è un po' in sintesi la rivoluzione che sta avvenendo e che avviene un po' dappertutto nel mondo. Nelle università americane, dove sono sempre un pochino più avanti di noi, hanno già stabilito dei dipartimenti di studi, il MIT, il Massachusetts Institute of Technology, ha di recente fatto un seminario intitolato Le arti del documentario, The New Arts of Documentary, appunto identificando che ci sono
delle espressioni artistiche e creative che stanno in moto grazie alla confluenza di tecnologia, social media e un vero desiderio di informazione diversa. Ma che cos'è il documentario? Il documentario sfugge in realtà a qualsiasi codificazione e in questo momento questo è un bene perché c'è di tutto, sta succedendo di tutto e ci sono diversi filoni, Harvard per esempio stanno sperimentando sulla confluenza di etnografia e filmmaking tradizionale, ma ci sono anche degli studi su come il giornalismo possa rinascere attraverso il documentario, il giornalismo tradizionale che è in crisi, lo sappiamo, i giornali non riescono più a svolgere il loro ruolo di informazione. Ma il documentario quindi diventa a pieno diritto un nuovo modo di guardare la realtà, completamente scardinato da qualsiasi codificazione che poteva esistere prima. Quindi è una rivoluzione, è però una rivoluzione che ha bisogno anche di adepti, militanti, proseliti, persone che cominciano a parlarne per far sì che questa scintilla che si è accesa non si spenga, perché purtroppo per molti il documentario non è una cosa da rivoluzione, uno pensa a una famiglia che guarda Piero Angela nel salotto di casa addormentandosi, non vede l'eccitazione, e invece c'è bisogno di diffondere questi nuovi documentari perché rispondono a una domanda fondamentale del nostro tempo, e qui è l'idea che voglio condividere con voi. Già 30 anni fa Herbert Simon, uno dei primi studiosi di intelligenza artificiale e di psicologia, prevedeva che l'accelerazione della tecnologia informatica e della capacità di trasmettere dati e immagazzinare dati avrebbe creato a breve un mutamento quasi neuronale. Perché? Perché il bombardamento continuo di informazione, la quantità di informazione che si poteva creare avrebbe creato una tale sovrabbondanza che avrebbe provocato una specie di cortocircuito della nostra attenzione. La nostra attenzione è un bene limitato. Di fronte al bombardamento di informazioni, che cosa succede? Lo paragonava alla differenza, questo momento, questa transizione tra due epoche, la differenza tra la conoscenza come la conoscevamo noi, quella della mia generazione, quando i nostri genitori compravano l'enciclopedia Treccani, facevano le rate per comprare le enciclopedie stavano in un angolo, erano come un lago, erano statiche, si attingeva informazione. Oggi l'informazione è una cascata del Niagara e noi ci siamo sotto. È un flusso continuo, e che cosa si vede e si sente quando si è sotto una cascata? Che attenzione diamo alle informazioni che ci passano davanti? E allora ecco che nell'anno 14 del XXI secolo, nell'età di Twitter, Facebook, LinkedIn, nell'età dei mille schermi, dei mille devices, iPhone, iPad, televisione, cinema, c'era una volta la distinzione tra piccolo schermo e grande schermo, oggi abbiamo milioni di schermi che ci circondano. E allora si è creata una reazione. E la reazione qual è? È quella che ci porta qui oggi. È una reazione alla velocità, al superficiale, chiedendo tempo, riflessione. I TED Talk sono una di queste reazioni importanti perché segnalano il desiderio della gente, non tantissimi ma sempre di più, di fermarsi almeno 15 minuti, 15 minuti a riflettere, a ascoltare un'idea, a condividere un pensiero. E quindi, come le TED Talk, i documentari creativi che si stanno fiorendo in questo momento al crocevia tra tecnologia, social media e analisi della complessità del mondo che ci circonda, sono un segnale di un bisogno di fermarsi e di scardinare questa illusione che con internet noi adesso abbiamo più informazioni di quanto ne abbiamo mai avuta prima. Non è così, è un'illusione. In realtà molto spesso siamo più confusi di quanto lo siamo mai stati prima. E allora ecco che queste forme di nuova espressione di pensiero, di conoscenza, di cultura, come le TED Talk e come nuovi documentari, ci possono aiutare
affermare il senso di una cosa, cercare di pensare e capire. Tra le tante buone notizie che la tecnologia ci porta, c'è questa di questo dato, che per la prima volta l'accesso alla conoscenza è senza distinzioni di classe, senza distinzioni di gruppo sociale, senza distinzioni di censo. Questi sono dei dati ultimi di Ipsos Moris che dimostrano che fino ai 45 anni adesso praticamente tutti sono su internet e hanno accesso a queste nuove tecnologie. Però che cosa ne fanno? Harvard ha messo online tutti i suoi corsi universitari, ma quanti ragazzi di quelli che stanno su internet si sono iscritti ai corsi universitari? Tra avere accesso a internet e andare su Facebook o scambiarsi foto di gatti e andare sul sito di Harvard, ce ne corre. E allora ecco che secondo me la mia generazione, le generazioni che mi hanno preceduto, si trovano in una posizione storica di grande responsabilità. Perché noi siamo una cerniera, siamo un ponte. E quindi abbiamo il bisogno di chiederci: ma che strumenti lasciamo a chi viene dopo di noi? C'è il famoso detto che dice che noi non ereditiamo il mondo dai nostri genitori, ma lo prendiamo in prestito dai nostri figli. E che strumenti di conoscenza lasciamo ai nostri figli in questo momento? Io ci penso quando guardo le mie figlie che hanno 11 e 9 anni e sono già digital natives, sono bambini digitali, quindi pensano in modo non lineare, stanno su internet, sul telefono, cercano di fare i compiti rispondendo agli amichetti, e tu dici: ma no, guarda che non è possibile, non puoi fare i compiti mentre rispondi agli amichetti. Lei dice: no, no, ma è assolutamente possibile. Quindi già funzionano in un modo completamente diverso e pensano di essere informati, però in realtà quali sono gli strumenti che loro hanno? E quindi secondo me la riflessione su questi nuovi strumenti di conoscenza, i documentari creativi, è anche importante, perché quello che noi abbiamo visto con Girlfriend in a Coma è che in qualche modo siamo riusciti a comunicare con dei linguaggi che non erano quelli tradizionali, con tantissimi ragazzi e giovani che invece non riuscivano a connettersi con gli strumenti di informazione tradizionali. E qual è l'evidenza di quello che dico? Ci sono dei film bellissimi, per esempio Inside Job, premio Oscar del 2010, il film costato 20 trilioni di dollari, che ci racconta come è funzionata, qual è veramente stata la crisi finanziaria. È un film che andrebbe visto da tutti, perché in 90 minuti capisci quello che molte persone non capiscono avendo letto i giornali per 4 anni su che cosa è successo veramente sulla crisi finanziaria. E un caso famosissimo è quello dell'Inconvenient Truth di Al Gore, che ha cambiato idea al 98% delle persone che lo guardano su che cosa è il cambiamento climatico. E un caso importantissimo è quello di The Act of Killing, un ultimo documentario che ha riaperto la storia dimenticata del genocidio in Indonesia, mettendo in scena di nuovo il genocidio nelle parole degli assassini. Un film molto controverso ma molto importante. E allora cosa possiamo fare noi per partecipare a questa rivoluzione? Possiamo smettere di pensare che siamo un audience, che siamo passivi, e possiamo diventare parte di questo processo. E in che modo? Il film che stiamo facendo adesso, per esempio, sarà crowdsourced. Chiediamo alla gente di diventare produttori con noi e possono partecipare in qualsiasi modo possibile, a seconda di quanto pagano avranno il nome nel titolo di coda come produttore, produttore esecutivo. Stiamo cercando di coinvolgere la gente a partecipare a questi film, perché se questi film sono indipendenti e possono diventare un metodo di conoscenza, hanno bisogno che il pubblico faccia la sua parte, non solo come produttore ma anche come distributore. Quello che sta succedendo, infatti, è che la consumazione di film si sposta sempre di più online, quindi c'è un movimento molto molto netto tra il modo in cui consumavamo i film prima e adesso. E questo film, per esempio, che è stato girato sulla rivoluzione di Tahrir Square,
È stato prodotto per la prima volta da un distributore di documentari online ed è stato candidato all'Oscar. Ed è stato un evento incredibile perché significa che un distributore di documentari online ha intercettato una domanda da parte di chi compra i film online che giustifica l'investimento in un film molto importante che ci racconta la vera storia di quello che è successo nella piazza di Tahrir Square. E queste sono altre cose che stanno succedendo interessantissime, sono web interactive, sono dei documentari su internet che permettono, nello stesso momento, questo si chiama Gaza Sderot, e permette di vedere nello stesso tempo la vita in Israele e in Palestina, ed è interattivo, per cui guardandolo online si può scegliere di andare da una parte o dall'altra e confrontare per la prima volta le parole di tutte e due le persone che si trovano parti diverse del conflitto. Insomma, parlava prima il relatore della nostra dipendenza da internet, da Facebook. C'è un'opportunità, ma c'è anche un rischio. Diventiamo dipendenti dall'iPhone, lo usiamo sempre più rapidamente, velocissimamente, iPhone o smartphone che si voglia, e i ragazzi, 47%, ammettono di usarlo anche nel bagno. Stanno succedendo delle cose e possiamo cambiarle, possiamo riaccendere la luce dell'informazione con i documentari, o possiamo invece scegliere di scambiarci online le foto di gatti che assomigliano a Putin. Grazie. Grazie.